questo polsino? No, non lo dovresti vedere perché John Cena dice sempre "You can't see me". E infatti oggi siamo ritornati qui sulla GM Mod. Ma andiamo a farla perché dobbiamo proseguire il nostro cammino. Proseguiamo. Su. Allora, dobbiamo organizzare il prossimo show, che come potete vedere in alto a sinistra è a Honolulu. Bene, abbiamo 1 milione di fan. Già siamo al 2° grado. Oh no, altri 2 andiamo su rete 4, perché sta a 4° grado. No, va bene. Andiamo avanti. Allora, di rivalità più che altro abbiamo soltanto Brock Lesnar contro Riddle, che eviterei. Quindi farei solo una promozione, nel senso che loro si sfidano con il microfono. E quindi facciamo partecipanti, sfida, e mettiamo il signor Brock Lesnar che va a sfidare tramite il microfono Riddle. Molto bene. Come main event io questo giro proverei con le donne, perché non ne abbiamo ancora fatti. E andiamo a mettere un bel Sasha Banks contro Charlotte Flair. Questa era la rivalità. Va bene, mettiamo il match titolato e mettiamo Extreme Rules. Extreme Rules prevede l'utilizzo di armi, quindi le utilizzeremo. Solo che costa $20,000. Vabbè, dai, tanto siamo ricchi. Vedete, abbiamo $400,000 a disposizione. Poi andiamo a mettere un bel match iniziale. Andrei su un tag team, sinceramente, quindi 2 contro 2. E riproverei a mettere Balor e Orton contro Drew McIntyre e Ricochet. Proverei a fare così. Poi magari un tag team lo facciamo dopo, lo disputiamo. Mentre come mid card sapete che non saprei cosa fare. Andrei a mettere a questo punto il campione Kofi Kingston, anche se in mid card non va molto. Lo mettiamo come promo nel caso. Quindi andrei a mettere Becky Lynch contro Bianca Belair. Un match molto normale, credo. Andiamo a fare un match molto normale, secondo me peccherà molto. Poi andiamo a mettere una bella autopromozione del campione Kofi Kingston, che comunque a livello 4 di microfono è per me non è male, non è assolutamente male. Bene, allora andiamo avanti. La logistica dello show adesso prevede un bel arena. Mettiamo una bella arena da $25,000. Poi andiamo a mettere i tecnici. Acquistiamo questo qua, la Gorilla Crew, che prevede un sacco di effetti speciali. Però gli effetti speciali maggiori li andremo a mettere qui, perché abbiamo una bella entrata. E poi dobbiamo fare pubblicità all'evento, non solo con i volantini per strada, ma anche con le pubblicità, quindi attraverso le comparsate nelle TV dei wrestler. Quindi va bene. Allora, io vorrei simularli tutti tranne il main event delle donne finale, perché comunque è un match titolato. Vediamo come va questo. Ok, hanno vinto Orton e Finn Balor. Match buono di livello 3. Vediamo questa sfida, però è solo verbale. Buono, meno male. Questo lo metteremo nel main event. Peccato che non sia un match titolato. Mid card, questo secondo me va male. Vediamo, vince Bianca Belair. Infatti, deludente, ma lo sapevo. Adesso autopromozione del campione Kofi Kingston, decente. E adesso direi di andare a disputare questo match tra Sasha Banks, cugina di Snoop Dogg, e Charlotte Flair. E nel frattempo, già che ci siete, nickradonia.it per lo shop. Seguitemi su Instagram e lasciate un bel like. Eccola qua, la nostra Sasha Banks, la nostra campionessa di SmackDown. Eccola qui. Bene, bene, bene. Allora, siamo pronti per fare questo match. Match iniziato. Io no, perché sono no, non dovevo salire qua. Madonna, meno male. Vai. Dai, madò, non voglio perdere il titolo. Questa gliel'ho parata. Questa gliel'ho parata. Prendiamola da dietro. Oh, non mi dare i pugni, non mi dare i pugni. Vai, buttiamola, buttiamola. No, di nuovo qui sopra. Madò, meno male. Afferriamola, gli facciamo una bella presa pesante. Oh, bommete. Molto bene. Io gli colpirei un attimo le braccia. Bammete. Noi ci siamo comunque dimenticati il fatto che io adesso posso andare qua e mi posso prendere una bella, mamma mia, una bella sedia. La prendiamo. C'è anche la scala in realtà. Siamo pronti? Vai. Bam. Colpo pesante con la sedia. Boh, la stiamo distruggendo, raga. Oh, oh, devo fare un match 5 stelle almeno. Mettiamola qua sulla transenna. Vai, buttiamola lì. Olè. Ora facciamo così. Boh. Vediamo che armi possiamo prendere da qua. Io prenderei la scala, sinceramente. Ok, ok. La scala io la metterei qua, tipo. No, 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 no. Adesso mi colpisce. Ok, l'ho schivata. L'ho schivata. Boom. E adesso è arrivato il nostro momento. Saliamo sulla scala. Si può salire sulla scala? E adesso no. No, mi ha buttato giù dalla scala. No, ragazzi, che sta prendendo, boh?
Questa mo mi mena. No, ha preso il bastone, devo scappare. Aspetta, sgombriamo tutto. Ok, godo. Facciamo una bastonata. Boom. 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 Mossa speciale. Dai, 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 dai. Boom. Mo glielo buttiamo addosso. Boom. Ragazzi, mi sa che gli ho fatto veramente male. Facciamo così, prendiamo la sedia. Olle. Vai, mossa finale. Boom. Bellissimo. Vabbè, è tipo la sottomissione. Dai, 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 non ci riesco. Devo spingere i tasti. Vabbè, ha vinto lei. No, mi sta schienando, mi sta schienando. Ok, schiva, schiva. No, ragazzi, no, ragazzi. Ok, schivata. Altra mossa speciale. Boom. Io continuo a colpirla. La devo distruggere. La devo distruggere, fuori dal ring. Buttiamoci da qua, ragazzi, fuori dal ring. Vai, vai, Sasha. Boh! Mamma mia, l'ho distrutta. L'ho letteralmente distrutta. Adesso io prendo la scala, mi ci metto sopra. Allora, ci prendiamo un bel martello. Ah, una martellata. Allora, abbiamo due mosse finali. La prima è così. Vai. No, la parata. Ok. Oh, sì. Ho vinto per sottomissione. Godo. Adesso è il turno di Ro. Andiamo a simulare tutto e andiamo a vedere i paragoni. Il match mio iniziale è andato meglio, il mid card no, ma il main event è stato mio, quindi è andato meglio per noi. Godo, godo. Abbiamo fatto 412.000 dollari di budget per il prossimo show. Per me è di lusso. È quasi il doppio di Ro. Quasi il doppio. Cioè, guardate i soldi. Noi siamo SmackDown. Ok, abbiamo WrestleMania Backlash una settimana prima. Il morale delle superstar. Sei tu a dover esplorare le varie conversazioni e scegliere le opzioni che ritieni più appropriate. Scoprirai che il morale di una superstar aumenta o diminuisce a seconda dell'esito della conversazione o dell'eventuale mantenimento delle tue promesse. Va bene? Allora, ciao Regal. Volevo solo dirti che ho intenzione di raggiungere la vetta delle classifiche con Raw e restarci. Ah, ma sti cavoli. Sti cavoli. Ho sia il roster sia le abilità per farcela. SmackDown non può sperare di competere. Beh, va bene. La cosa non ti piacerà, ma Becky Lynch, Balor e Charlotte non potranno partecipare allo show di questa settimana. No, ho tre wrestler fuori. Allora vuol dire che ne devo comprare. Cioè, comprare, ne devo assumere altri. Fai attenzione, Charlotte possiede meno di 40 punti energia. Vabbè, tanto no, non combatte. Va bene. Quindi il bro vuole competere. Direi di fare il main event così o la mid card. Facciamo la mid card. Mettiamo Riddle con Orton, che non c'entra niente. E mettiamogli l'intrusione di Brock Lesnar, che ci costerà Brock Lesnar su Riddle. Secondo me è un match che ci sta veramente alla grande. Mettiamo Sasha Banks contro questa qui che abbiamo assunto. Match normale, titolato sì, ci proverei. Però mai sia mi vince Tegan Nox. Mai sia. Mai sia. Mettiamo il match titolato solo perché tira. Solo perché attira. E poi andiamo a mettere come promo a sto punto Drew McIntyre. So, andiamo a simulare, raga. Mai sia mi cambiano il titolo. Devi vincere, Sasha. No! Ha vinto questo il titolo! No, ragazzi, allora devo andare con Bianca Belair dopo. E al pay per view vado con lei a vincere. Andiamo a simulare pure questo. Mamma mia. Ha vinto Riddle nonostante l'intromissione di Brock Lesnar. Match deludente, ma non ci credo. Decente, mi cambia ruolo Undertaker. Andiamo a simulare anche questo. Aia, mi sa che sta settimana ci è andata molto male perché ho speso i soldi. Match decente, qua Ro ci batte. Qua Ro ci batte, secondo me. Andiamo a simulare lo show, vediamo. Meglio noi, di poco. Non è stata molto netta la differenza. Hai completato l'obiettivo settimanale del commissario, che ti ha ricompensato con una carta potenziamento. Ora la usiamo la carta. Vediamo che carta è. Ok, WrestleMania Backlash. Ehi, c'è stato un imprevisto, non può partecipare allo show. C'è la campionessa che non può partecipare. Non sopporta aver perso il mio titolo la scorsa settimana. Visto che nei miei diritti voglio sfruttare la clausola del rematch. Eh sì, ma non c'è lei. Qua devo mettere sicuramente il match di Brock Lesnar contro Riddle. E mettiamo un Extreme o un Hell in a Cell, che è quello nella gabbia. Poi mettiamo i promo di Bianca Belair, che va a sfidare. Io volevo mettere la campionessa, ma ti direi Sasha Banks. Però
promo andiamo a mettere Drew McIntyre contro Undertaker, perché comunque sarà relativamente campione. E poi mettiamo un promo di Becky Lynch, che non la stiamo utilizzando per nulla, per un'autopromozione che magari in futuro la mettiamo per un match titolato. Siamo pronti? Questo è il nostro pay per view. In realtà qui ho fatto un errore, perché come vedete Charlotte Flair non sta bene, quindi andiamo a simularlo. Vediamo. Secondo me è match deludente. Ha vinto pure, eh? Match buono, 3 stelle. Ok, andiamo a fare così. Eccellente anche questo. Finora ci sta andando benissimo. Questa qui è un'altra rivalità e andiamo a simularla. E vince Riddle. Grandioso. Vediamo adesso. Buono, buono. Simuliamo anche questo. Secondo me stiamo facendo un bello show. Oh, vince Cesaro. Beh, match decente. Andiamo Becky Lynch, che fa un coso decente. Ragazzi, adesso andiamo a disputare il nostro match. Ci mettiamo nei panni dell'Undertaker, che andrà a vincere il titolo. Però dobbiamo vincere. Però dobbiamo vincere. Oh, sta entrando l'Undertaker, raga. Che ricordi? Sta entrando l'Undertaker. Mamma mia, il becchino. Mamma mia. Questo fa paura. Oh, l'Undertaker. Oh, ma il pubblico ti fa Kofi. Io sento Kofi. Eccolo il nostro titolo universale. Eccolo Kofi campione. Guardate la differenza di stazza. Inizia il match. Distrutto. Bam. Distrutto. È un bestione sto Undertaker. No, no, non mi colpire. No, mi ha colpito. Ok, vai, 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 vai. Colpiscilo, attenzione. Bammete. Aia, aia. Vai, vai. No, no. Attenzione. Ah. Ok, parato. Vai. Oh, vai. Di nuovo sul braccio. Olè. Ma perché non lo riesco a prendere? Perché sto troppo alto. No, fuori dal ring. Kofi mi butta fuori dal ring. Incredibile. Bammete. Questo fa male. Ok, buttiamolo sul tavolo. No. No, ragazzi. Aia. Ok. Non ci riesco. Ok, buttiamolo. Buttiamolo sul tavolo. Ma io voglio che si spacca il tavolo. Ma sapete che cosa facciamo? Facciamo un attimo così. Non entrare sul ring, bravo. Ora facciamo una cosa magica. Lo facciamo alzare. Io mi prendo la rincorsa e mi butto dalle corde. Oh, olè! Grande Undertaker. Oh, c'ho la mossa speciale. Rientriamo e facciamogliela. Alziamo, mossa speciale. No, Kofi. Aia, aia. No, raga, ci sta distruggendo. È finita, è finita, raga. Mi devo riprendere, mi devo riprendere. È finita, raga, ho perso. Non ci voglio credere. Questa è la sottomissione. Rob Break, ho toccato la corda. Perché se tocchi la corda, ti salvi. No, raga, ci sta distruggendo. Ecco la mossa finale, abbiamo perso, raga. Fai... Non ci credo, non ci credo. Abbiamo perso con Undertaker. Abbiamo perso con l'Undertaker. Abbiamo perso con l'Undertaker. Non ci credo. Però match grandioso. Non ci credo, non ci credo. Ragazzi, il pay per view finisce così. Vediamo adesso solo per Raw il confronto. Andiamo a simulare. Meglio Raw, meglio Raw, meglio noi, meglio Raw. Ci ha distrutti. Ebbene carissimi, il video di oggi termina qui. Ci vediamo con il terzo episodio. Però mi raccomando, supportate questi video con dei bei like. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi.